Buongiorno a tutti amici di Padelmez, un saluto dal vostro amico Massimo. Come vedete tra le mani ho una pala che difficilmente avrete visto in giro perché come al solito siamo solo noi di Padelmez che vi portiamo le novità e le chicche che troviamo in giro per il mondo, non solo per l'Europa. Scherzi a parte ragazzi, oggi vi portiamo l'ennesimo nuovo brand in questione, parliamo di Osaka, è un brand svedese che ci ha colpito molto per la qualità costruttiva. E in mano ho la Osaka Pro Tour Power Snap. Perché ci ha colpito? Innanzitutto abbiamo una pala con dei piatti in 18K Techstream carbonio giapponese. Chi più ne ha più ne metta. Al suo interno ha una gomma che è direttamente un loro brevetto, una gomma Snap, che è una gomma medio morbida, secondo me molto responsiva e che la rende altresì molto morbida al tocco e riesce molto bene a compensare la durezza dei piatti con appunto questa gomma che è un loro brevetto. La forma, loro la definiscono una goccia, secondo me è un ibrido anche qui, la definirei forse più un diamante, ma loro la definiscono goccia. Un bilanciamento a 26 che la rende molto gestibile e maneggevole in mano. Nota positiva che ho riscontrato in questa pala è il grip con cui esce dalla casa. È un grip che non ho mai trovato in nessun'altra pala, è una sorta di vellutino, molto, molto comodo e molto ergonomico. Il laccetto ha non il classico cappio, ma bensì una polsiera molto ergonomica e pratica. E non ultimo e meno importante, viene fornita con un bellissimo fodero in lino con il brand della casa, molto comodo e facile che rende la pala facile da trasportare. Anche il fodero è molto ben fatto. Bene ragazzi, bando alle ciance, prima di andare da fondo campo, ricordatevi, altro nuovo brand, ragazzi, qui non ci fermiamo, dateci una mano anche voi, iscrizione al canale, campanella delle notifiche e perché no la solita polliciata se vi piace il nostro video. Andiamo da fondocampo e vediamo la nostra Osaka. Bene ragazzi, fa freddo, quindi iniziamo a muoverci e a vedere come si comporta da fondocampo la nostra Osaka Pro Tour Power Snap. Andiamo! Allora ragazzi, facile, è una pala molto gestibile, intuitiva, presenta un grandissimo punto dolce secondo me, perdona molto e in più questa gomma che ricordiamo essere di un loro brevetto, una gomma Snap, non è una gomma secca, bensì conserva un po' di responsività, quindi soprattutto nei pallonetti che ora andrò a fare, un po' di braccio lo dobbiamo mettere, ma non tantissimo, perché comunque la responsività dei piatti ci consente di darci una grossa mano. E il bilanciamento, come detto, ci consente di gestire molto bene anche la fase di difesa e di risposta. Come si comporta? Vediamo. Facciamone qualcuna bella perché sennò qui, eccoci qua, questa era bella, è molto gestibile ragazzi, la palla diciamo esce anche molto bene dal piatto, forse rimane un po' affogata, quindi dobbiamo mettere un po' più di braccio nei colpi di potenza, però per quanto riguarda il controllo sicuramente una buona pala, ma andiamo a vedere a rete come si comporta. Bene ragazzi, vediamo come si comporta a rete la nostra Osaka, la Pro Tour Power Snap. Andiamo! Ragazzi, fa freddo, quindi i primi colpi passateveli. Allora, come detto da fondo, estremo controllo, pala veramente facile e con un punto dolce molto molto accomodante. Questa gomma, secondo me, è al tatto molto morbida, quindi sentiamo tanto la palla che entra nella pala, proprio per questo però è come se un po' fosse affogata, come posso dirvi. Quindi dobbiamo mettere un po' più di braccio e accompagnare il colpo per far uscire al meglio la pallina. Se mettiamo quel po' di braccio in più, la pala ci aiuta.
Detto ciò, è estremamente maneggevole, con un controllo molto molto generoso. Il bilanciamento, essendo basso, permette comunque di gestirla molto bene. Unica nota, ripeto, che sto notando, almeno ho notato anche nelle passate uscite che ho fatto, è che la palla entra un po' troppo nel piatto, quindi l'uscita di palla non è tanto pronunciata, ma mettendo un po' di braccio riusciamo comunque a farla uscire. Andiamo a vedere con qualche vibora forte come si comporta. Bene ragazzi, eccoci qua, vediamo come si comporta la nostra Osaka con qualche vibora un po' più tesa e un po' più spinta. Andiamo! Allora ragazzi, come dicevo, ha un grandissimo punto dolce, quindi riusciamo veramente a gestire molto bene la palla. L'unica cosa, mi rimane un po' leggermente troppo nel piatto, e quindi per farla uscire a dovere dobbiamo mettere un po' più di braccio, però ci perdona tanto, a dispetto di altre con piatti molto rigidi che se non dosiamo bene la palla ci schizza troppo magari. Con questa abbiamo, diciamo, la possibilità di indirizzare noi il colpo, ce l'ha il nostro braccio. Se vogliamo spingere, dobbiamo spingere un po' di più. Se vogliamo essere conservativi, basta solo appoggiare. Andiamo a vedere qualche rullo. Ragazzi, da sopra, ripeto, il bilanciamento e il peso sicuramente della pala fanno sì che è estremamente maneggevole. Non mi affatica per niente il braccio, riusciamo a indirizzare molto bene la palla. Unica cosa, ripeto, l'uscita è leggermente un po' ovattata rispetto ad altre pale che ho provato, ma basta mettere un po' più di braccio. In compenso ci perdona molto, è molto molto gestibile da chiunque, dalle prime battute. Andiamo a vedere le note dolenti, qualche per tre, se ci riusciamo oggi. Bene ragazzi, metto già le mani avanti perché non è il mio colpo, come ormai molti di voi sanno, ed è freddo freddo. A Padova è arrivato veramente il freddo, i vetri sono gelidi e non so quanto risponda, ma ci proviamo comunque. Vediamo qualche per tre con la nostra Osaka. Andiamo! Ragazzi, io ho detto che i vetri non rispondono. La smorza tanto. Però se la prendiamo da sotto rete, sono capaci tutti. La smorza troppo, ragazzi. La smorza tanto, però. La smorza tanto, però, ragazzi, ho fatto del mio meglio. Credetemi, non ho un termometro, però è veramente, veramente freddo. E anche nei per tre avete visto come si comporta la nostra Osaka. Andiamo alle conclusioni finali. Eccoci qua, ragazzi. Siamo alle conclusioni finali del nostro ennesimo nuovo brand che vi portiamo. Sono sicuro che in giro non l'avete viste, perché almeno io, giocando sia un po' a Padova che a Roma, non ho mai visto nessuno con la pala Osaka in mano. E siamo contenti di avervela portata, perché è una pala molto particolare. Vi preannuncio subito che il costo è importante, perché i materiali ci assicurano dalla casa e sono veramente veramente importanti e di qualità. E detto questo, le sensazioni che mi ha dato in campo: una pala molto molto gestibile, che direi definirei più di controllo che di attacco, ma per il semplice fatto che questa gomma mista a questi piatti con questo carbonio così di elite, di qualità, tendono un po' ad affogare la pallina. Cioè, nel contempo sentiamo tanto la pala che entra nel piatto, però per farla uscire scusatemi, già mi sono ammalato, ma vado avanti, ma nelle uscite di palla dobbiamo mettere un po' più di braccio. Questo però fa sì che nei colpi da dietro, nelle fasi difensive del gioco, riusciamo a controllare molto bene. Se ci mettono chiusi all'angolo, cosa che ho provato nelle varie partite, riusciamo veramente a saperla, a gestirla molto bene. Ci dà una mano sicuramente in quella fase.
Anche nelle fasi di volée o nei colpi sopra la testa riusciamo comunque a gestirla, ma per farle andare belle profonde dobbiamo mettere tanto braccio. Tanto, dobbiamo mettere un po' più di braccio rispetto ad altre pale. Nel complesso è una pala che mi sento di consigliare più a un destro che a un sinistro e perché no anche non per forza ad un giocatore di livello World Padel Tour, ma anche a un livello medio avanzato. È una pala che comunque è abbastanza intuitiva e gestibile. Bene ragazzi, prima di salutarvi ricordo come sempre ennesimo nuovo brand ragazzi, non ci fermiamo, andiamo avanti, stiamo crescendo ma continuate a darci una mano. Quindi iscrizione al canale, campanella delle notifiche e perché no la solita pollicciata se vi piace il video. Un saluto a tutti e buon padel!